Noi, studentesse e studenti della classe quarta dell'Istituto Agrario di Biella, vi presentiamo il nostro elaborato sulla tutela dei diritti degli animali. Non mi maltrattare né abbandonare, mi fido di te. Il benessere animale è lo stato di completa sanità fisica e mentale che consente all'animale di vivere in armonia con il suo ambiente. Nel 1965 il Brambello Report definiva le 5 libertà. Libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattività nutrizionale. Libertà di vivere in un ambiente fisico adeguato. Libertà da malattie, ferite e traumi. Libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali specie specifiche. Libertà dal timore. Non sono solo parole perché la legge in merito è piuttosto rigida e ben definita. A partire dalla Convenzione europea di Strasburgo e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'animale, l'Unione europea, l'EFSA e l'OIE hanno promulgato numerose normative in merito alla tutela degli animali da allevamento. Il Trattato di Lisbona del 2008 ha come obiettivo evitare le sofferenze e le fatiche eccessive degli animali. Infatti, essi sono riconosciuti come esseri senzienti, cioè dotati di sensibilità. L'allevamento dei bovini può essere di diversi tipi: biologico, al pascolo, pascolo per 4 mesi, stabulazione libera, stabulazione fissa e intensivo. Le due tipologie che meglio favoriscono il benessere degli animali sono la stabulazione libera, in quanto gli animali possono muoversi all'interno della stalla senza costrizioni, e il pascolo che si svolge direttamente all'aperto. Questi sono i diversi modi su come allevare le galline ovaiole. Il codice 0 è il migliore, le galline sono libere. Il codice 1 è anche sempre un buon codice, ma le galline vengono già più sfruttate, mentre il codice 2 e il codice 3 sono i peggiori, perché le galline sono sempre al chiuso, non vedono mai il sole, sono ammassate una sulle altre e sfruttate al massimo. Ci sono aziende che rispettano il benessere animale. Abbiamo preso l'esempio dell'azienda agricola di Flavio Franco, che si occupa di un allevamento in linea vacca vitello biologico, in filiera corta a stabulazione libera. Si tratta di un allevamento al pascolo, dunque all'aperto, da aprile a novembre. Non tutte le aziende però rispettano il benessere degli animali e pensano soltanto ai loro interessi. L'articolo 727 del codice penale punisce l'abbandono di animali domestici o allevati in cattività con un'ammenda tra 1.000 e 10.000 euro. Si parla di abbandono quando un animale viene lasciato solo, senza cure e in preda alla sofferenza. Il rifugio degli asinelli è una ONLUS localizzata a Sala Biellese, che provvede alla cura, alla protezione e alla sicurezza permanente di asini. Protegge gli asini e promuove il loro benessere in Italia e organizza attività assistite gratuite per bambini e adulti con bisogni speciali. Cresci insieme agli animali e rispettali, come loro rispettano te. Fanno parte della famiglia.